La stagione 6 è cominciata poco tempo fa e ci sono alcuni trucchetti, alcuni segreti che devi conoscere di questa stagione per giocare meglio. Ciao ragazzi, io mi chiamo Leopoldo e nel video di oggi vi faccio vedere alcuni segreti dei pro per questa nuova stagione di Fortnite che saranno molto utili anche per te. Allora ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete usare il codice Leopoldo nel negozio oggetti e potete anche taggarmi su Instagram, ok? Il link qui in descrizione. Allora ragazzi, la prima cosa di cui parleremo in questo video sono delle pezze meccaniche e anche delle ossa, ok? Queste cose servono per fabbricare le armi, ok? Per migliorare le armi. Allora, la prima arma di cui parleremo è del pompa. Allora, il pompa primitivo è quello che vedete, che sto cercando di modificare, e il pompa migliorato con le ossa è il pompa primordiale, e il pompa normale è quello che usa le pezze meccaniche. Allora ragazzi, un modo facile di per esempio trovare le pezze meccaniche è molto semplice, basta distruggere queste cose di metallo, ok? Allora ragazzi, quale pompa scegliere tra questi tre? Io sinceramente preferisco il pompa del nonno normale, perché è il modo che gioco io. Il pompa primordiale è il peggiore pompa di queste qua, principalmente perché ha solo due colpi. Questo è un grandissimo problema, e anche un altro motivo è che fa poco danno questo pompa qua. Anche in headshot fa pochissimo danno, al massimo 116 se non sbaglio, però è comunque pochissimo. Allora, questo pompa qua serve più per potenziare, ok? Perché quando lo potenzii diventa automaticamente un pompa blu. Un pompa blu del nono o anche un primordiale. Allora, quale è migliore? Il pompa del nono blu o il pompa primordiale? Allora ragazzi, è una cosa molto semplice, ok? Dipende da come giochi. Se per esempio ti piace entrare nel box e spamare, pushare velocemente e finire i fight molto velocemente, è molto meglio il pompa primordiale, perché proprio spara molto velocemente e fa molto danno. Allora sì, è un pompa che tipo basta che entri nel box del tuo avversario e spari tante volte, tieni premuto il tasto di sparare e riuscirai a prendere una kill senza nemmeno difficoltà. Mentre il caso del pompa del nono è per quelli che magari giocano con più calma, hanno più il controllo della situazione, a loro piacciono buildare, piacciono fare gli edit e poi sparare. Il pompa del nono serve principalmente per questo tipo di giocatore, ok? Come per esempio io. A me piace di più tenere più il controllo della situazione. E allora ragazzi, vi insegno anche un trucchetto per trovare lo spaz, il pompa viola in poi, per tutte le partite, ok? Allora, cosa potete fare? Potete venire in uno di questi posti, questo è il primo. Allora, qui potete prendere delle pezze metalliche, basta distruggere le macchine. Molto semplice prendere delle pezze metalliche. Ebbene, qui cosa potete fare? Allora, avete il pompa normale, questo qua è il pompa primitivo, il primo pompa. Venite qua, potete migliorarlo con la bot e costa solo 50 di oro. Quando giocate arena, cominciate la partita già con 50 d'oro, che allora non ci sono problemi. Bastate che trovate un pompa verde, o anche se trovate un pompa bianco, basta che fate una di queste missioni per prendere oro. E poi potete migliorare il vostro pompa al pompa blu. Col pompa blu primitivo potete venire qua in creazione e creare il pompa del nono viola, che è proprio lo spaz. E ovviamente con le pezze meccaniche che deve trovare prima. Però visto che qui è molto facile trovare delle pezze meccaniche, non ci saranno problemi qui. E allora semplicemente qui basta che vado in creazione e creo il pompa del nono viola, o anche chiamato lo spaz. È un modo facilissimo di prendere lo spaz in partita e continua ad essere molto forte. Purtroppo non fa più 200 in testa il pompa del nono viola, ora fa solo 189, però comunque è ancora molto forte questo pompa e vi consiglio di usare. Invece ora questo pompa fa 108 al corpo, fa un po' di più al corpo, però hanno tolto un po' il suo danno alla headshot, alla testa. L'altro posto dove potete prendere il pompa del nono senza difficoltà è la falegnameria, ok? Qui dovete semplicemente sfidare il bot, venite qui in sfida, iniziate la sfida e dovete uccidere il bot. Semplicemente dopo che uccidete il bot prendete il pompa del nono. Però vi consiglio, state attenti, perché questo pompa fa davvero molto danno e se non state attenti potete prendere un colpo e morire dal bot. Allora perfetto, qui ho già il mio spaz. Il secondo trucchetto, raga, è per prendere gli stivali speciali di questa stagione, ok? Allora, dovete andare in uno di questi posti dove c'è, boh, questa pietra qui gigantesca. C'è per esempio anche qui a Parco Pacifico, in altri posti in generale. E dovete per prima uccidere il bot che c'è qua, ok? Allora, dovete uccidere il bot, che è anche molto forte, allora state attenti. E dopo, questo bot vi darà questa cosa qua, che è proprio quello che avete bisogno di prendere, ok? Con questa cosa dovete prendere questa cosa e andare fino all'aguglia, ok? Vi faccio vedere ora velocemente. Vi consiglio comunque di prendere questo jump qua per andare più velocemente. Però comunque, beh, è una cosa ancora molto lontana.
Bene, qui alla Guglia dovete venire in questo posto qua, ok? Potete vedere dove sono. Ecco, venite qui e tipo dovete consegnare questa pallina a questo albero qui. Questo albero ti regalerà proprio gli stivali. Con questi stivali è molto semplice come funziona. Quando salti la seconda volta fai un salto maggiore e mentre quando salti la terza volta puoi saltare ancora più alto ed attivare il glider, ok? È una cosa che può aiutarti moltissimo a fare la rotazione, però vi ricordo dovete uscire di un posto molto lontano e dopo andare alla Guglia, è una cosa difficile da prendere, però comunque è un segreto di questa stagione. Bene, ragazzi, un'altra cosa di cui voglio parlare è dell'assalto, che oggi sono anche tre assalti. L'assalto primitivo che può essere migliorato al primordiale o all'assalto. Abbiamo tre assalti ora. Quello che vi consiglio e quello che secondo me è il migliore, l'assalto primordiale, senza dubbi. Allora, ragazzi, questo assalto qua spara molto velocemente e fa molto danno. Spara veloce come una mitraglietta e fa danno come un assalto normale. È proprio molto OP. L'unico svantaggio è che non è totalmente preciso, ok? Ragazzi, allora, come potete vedere, non è molto preciso da lontano. L'unico assalto che è totalmente preciso è il fucile d'assalto che avevamo anche nelle stagioni scorse, che è questo qua che devi fabbricare con le pezze meccaniche. Quello è l'unico assalto molto preciso. Questi altri due nuovi sono imprecisi, però questo primordiale, raga, continua ad essere molto forte. In live mi avevano sfidato a giocare senza il pompa. Avevo uno spaz. Ho giocato senza lo spaz. Ho giocato solo con due assalti primordiali e ho vinto la partita senza nemmeno difficoltà. Perché con questo assalto qua basta boxare il tuo avversario e poi cominciare a spammare con l'assalto, che è molto semplice prendere la kill, raga. E spara molto velocemente. Ragazzi, un'altra cosa aggiunta in questa stagione è che ogni volta che parlate con un bot, ok? Basta parlare con il bot, prendete delle cose. Ragazzi, io ho già trovato anche un assalto d'oro solo per parlare con il bot. Ora, come potete vedere, io ho ricevuto due pezze meccaniche, però potete ricevere 100 di materiale, metallo, legno, potete ricevere delle pezze meccaniche, delle ossa e potete ricevere anche delle armi, ok? Io ho già ricevuto un scar d'oro solo per parlare con il bot, è davvero utile questa cosa e sì, se droppi in un posto dove c'è un bot, ti consiglio di parlare solo per almeno prendere la ricompensa gratuita di parlare con un bot. Ragazzi, prima vi avevo detto come trovare delle pezze meccaniche e qui posso far vedere come trovare delle ossa facilmente, ok? In questi posti dove ci sono, sì, delle facce di animali, potete distruggerle e prendere ossa, ok? È molto semplice, può aiutarti se vuoi fabbricare un'arma. Anche uccidendo degli animali puoi prendere le ossa e un altro modo di prendere è anche spaccando dei posti dove ci sono delle ossa proprio, ok? Questi sono i modi di prendere le ossa per fabbricare armi migliori. E ragazzi, l'ultimo segreto di questa stagione è che ora ci sono anche queste casse più speciali ancora, ok? Allora, queste casse possono essere trovate qui, in questo posto qua, come potete vedere. Vi pingo anche nella mappa, questo posto qua, o anche in alcune altre città. Lo so che c'è uno in parco, c'è uno anche a scogliere. Allora sì, queste casse sono molto utili e droppano del loot meraviglioso, ok? L'arma è sempre viola o dorata e puoi trovare tipo il lanciarrasi, lo scar, il pompa. Sono armi fortissime che puoi trovare in queste casse. E vi consiglio di dare un'occhiata, magari se state passando per di qua, prendete anche questa a caso, che è molto importante. E ragazzi, questo è il finale, grazie mille per essere arrivati fino a qui. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e al prossimo video.